siamo messi piuttosto male. Comunque, dopo questo piccolo contrattempo, andiamo finalmente alla sala di controllo, ragazzi. Finalmente. Spero di trovare un... Allora, rapporto sulla fuga. Ho sparato e ucciso il soggetto. Vabbè, l'utilizzo della cella. Vabbè, ve lo leggete voi, insomma. Vediamo se qui c'è qualcosa che ci può servire. E niente. Vediamo qui. Serve Ah, qui aiuto. c'è una cassa, una piccola mano. Serve aiuto. Ok, a questo punto dobbiamo sbloccare il tutto un po'. Ok, abbiamo sbloccato, vediamo cosa c'è dentro. Custodia Care Kit. Ok, stiamo proprio in guaiatucci qui, ragazzi, guardate in che condizione sto. E non tengo nemmeno l'erbetta, a quanto pare. Vediamo come sono messa a munizione. Sono messo maluccio, ragazzi, eh. Allora, vediamo che c'è da fare più qua nella sala di controllo. Oh, caspita, ragazzi, che abbiamo compilato. Lo sapevo. Ora iniziano a uscire tutte le persone da queste prigioni qua, lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Accidenti, ragazzi, e devo... Ho finito le munizioni, ragazzi, mi sa che ho finito le munizioni. Ok, ragazzi, olè, finalmente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Però sto a corto di munizioni, a corto di erbetta, a corto di tutto, ragazzi, eh. Sto proprio inguaiato. A questo punto scendiamo da qui. Mamma mia, ragazzi, sto messo proprio male. Diamo la parola. La parola, diamo, adesso dobbiamo spostare però questa fiamma, altrimenti non possiamo andare dall'altra parte. Come cavolo la spostiamo? Cosa Ci deve facciamo? essere un modo. Potremmo uscire da quella porta se avessimo via libera. Come facciamo? Ci deve essere un modo, altrimenti dobbiamo spostare assolutamente questa cosa. Allora, puntiamo qui, vediamo che c'è. Avviciniamoci. Ah, un po' di munizioni. Finalmente, raga. Un po' di munizioni. Un po' di munizioni. Ok. Adesso dobbiamo trovare una via di fuga per poter andare dall'altra parte, e vediamo se troviamo una via di fuga. Per forza, ragazzi, per forza dobbiamo trovare per forza una via di fuga. Andiamo qui. Che c'è qua? Puntiamo. Ah, erba, erba. E adesso andiamo a rigenerare il nostro caro amico. Andiamo a rigenerarlo. Vai, vai. Ok, qui ci sono i miei passi. E ci devi stare per forza una via di uscita.
Ci siamo un attimo rigenerati, ragazzi. Vediamo da qui. No, nemmeno da qui c'è qualcosa. Da qui nemmeno. Da qui nemmeno. Ci deve essere qualche buco, qualcosa per poter uscire da questa, andare insomma dove avete capito bene. Da qua nemmeno c'è niente. Da qui non si può entrare. Guardiamo bene se c'è qualche rottura o qualcosa, niente. Andiamo da qui. Niente da fare. E vediamo dall'altra parte. Ci dovrebbe stare qualcosa per poter uscire. Per forza, raga. E vediamo un po'. Allora, da qui non c'è niente. Vediamo da qua. Se c'è qualche buco, qualcosa, qualche. Ah, vedete che cosa ho scoperto, ragazzi? Benissimo. Ecco la via di fuga, perché da qui c'è il fuoco, quindi si deve andare da qua. Bene, ragazzi, forse abbiamo trovato una via di fuga. E spariamo anche qui. Abbiamo trovato anche un'altra erbetta. Benissimo, ragazzi. Benissimo. Ok. Abbiamo trovato la via di fuga. E facciamo passare ovviamente te. Quindi vai sotto. Benissimo. Ci sono i passi, quindi seguiamo i tuoi passi. E adesso andiamo da qui. E ora, caspita, ragazzi, il mattoncino prendiamocelo, ci può servire. E adesso ci arrampichiamo da qui. Ok, ragazzi, abbiamo trovato la via di uscita. Però adesso dobbiamo girare assolutamente subito questo. Ci siamo un attimo rigenerati, ragazzi. Vediamo da qui. No, nemmeno da qui c'è qualcosa. Da qui nemmeno. Da qui nemmeno. Ci deve essere qualche buco, qualcosa per poter uscire da questa, andare insomma dove avete capito bene. Da qua nemmeno c'è niente. Da qui non si può entrare. Guardiamo bene se c'è qualche rottura o qualcosa, niente. Andiamo da qui. Niente da fare. E vediamo dall'altra parte. Ci dovrebbe stare qualcosa per poter uscire. Per forza, raga. E vediamo un po'. Allora, da qui non c'è niente.
Vediamo da qua. C'è qualche buco, qualcosa, qualche... Ah, vedete che cosa ho scoperto, ragazzi? Benissimo. Ecco la via di fuga, perché da qui c'è il fuoco, quindi si deve andare da qua. Bene, ragazzi, forse abbiamo trovato una via di fuga. E spariamo anche qui. Abbiamo trovato anche un'altra erbetta. Benissimo, ragazzi, benissimo. Ok, abbiamo trovato la via di fuga e facciamo passare ovviamente te. Quindi vai sotto. Benissimo. Ci sono i passi, quindi seguiamo i tuoi passi. E adesso andiamo da qui. E ora... Caspita, ragazzi, il mattoncino, prendiamocelo, ci può servire. E adesso ci arrampichiamo da qui. Ok, ragazzi, abbiamo trovato la via di uscita. Però adesso dobbiamo girare assolutamente subito questo. Ok, dobbiamo girare adesso questo. Benissimo. Bravissima, ce l'hai fatta, hai detto proprio bene. E a questo punto siamo pronti per uscire. Siamo pronti per scappare, insomma. Ora lo dobbiamo rigirare di nuovo, però, perché noi dobbiamo andare dall'altra parte. L'ho girato prima giusto per far passare questo signore. E adesso usciamo da qui. Ragazzi, ce l'abbiamo fatto. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Finalmente siamo usciti di nuovo da questa prigionia. Da questa prigione siamo usciti tra l'altro per la seconda volta con l'aiuto della mappa, ma non è stato veramente facile. E beh, ci ritroviamo qui e siamo pronti, io e questa graziosa bambina, ad andare alla torre radio per raggiungere gli altri due protagonisti. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Davide Net!